Allora, abbiamo preso alcune decisioni durante la riunione del Consiglio federale. La prima riguarda l'ondata di migliaia di clandestini che stanno sbarcando e per cui i prefetti stanno chiedendo accoglienza a spese degli italiani, ovviamente in tantissimi comuni di tutta Italia. La decisione è che tutti gli amministratori della Lega Nord, dai sindaci ai presidenti di provincia ai governatori, diranno no grazie. Quindi dove c'è un'amministrazione leghista non c'è spazio per spendere ulteriori quattrini e per accogliere altre migliaia di presunti profughi, perché di presunti profughi si sta parlando. Altre iniziative su questo fronte invasione mobiliteremo, però intanto sosteniamo anche quei prefetti che dicono di no, perché fortunatamente ci sono anche dei prefetti che si oppongono a questa gestione incredibile da parte del Governo e del Ministero dell'Interno, in particolare di un'emergenza che rischia di essere disastrosa. Abbiamo confermato sul fronte politico anche per questo fine settimana la presenza in quasi 1.000 piazze per la raccolta firme per il referendum su cui dobbiamo arrivare a 500.000, quindi no alla legge Fornero e no alla legge Merlin, in aggiunta alla chiusura delle prefetture. E quindi l'obiettivo 500.000 firme che ci siamo prefissi di raggiungere entro il mese di maggio è sempre meno impossibile da raggiungere. La mobilitazione prosegue in piazza e in tutti gli uffici comunali e in questo fine settimana contiamo di dare una sostanziosa e ulteriore avanzata nell'obiettivo di cancellare la Fornero come legge e come ricordo. Per quanto riguarda le elezioni europee, abbiamo ribadito la scelta di presentarci in tutta Italia, da nord a sud, con un elenco di candidati che sarà reso pubblico all'inizio di settimana prossima. Alcune questioni le abbiamo già affrontate oggi, altre per ovvi motivi sono ancora in corso. Ad esempio, c'è in corso l'ipotesi di candidare uno di 21 che sono ancora in galera, perché lo Stato italiano è l'unico al mondo che processa le intenzioni e ruspe trasformate, quindi per ovvi motivi burocratici dobbiamo raccogliere idee, disponibilità e modulistica, però c'è la possibilità che uno dei candidati della Lega Nord sia un pericoloso terrorista attualmente ospite delle Parigalere. Ho chiesto di candidarsi anche al governatore uscente del Piemonte Roberto Cota, vittima di un linciaggio senza precedenti a livello di Piemonte. Roberto Cota, a cui va il mio apprezzamento non solo per questo, ma ha detto no grazie, intendo dedicarmi anima e corpo all'attività del movimento in tutto il Piemonte come Lega, non da candidato. E quindi lo ringrazio per questa sensibilità, ribadendo il fatto che quello che è successo in Piemonte non ha precedenti nella storia della Repubblica e contando sulla sua presenza per tornare a governare una regione ben governata. Avremo la presenza in lista di alcuni indipendenti, per quanto riguarda la battaglia Basta Euro, posso fare due nomi, che sono quelli del professor Borghi e quello della dottoressa Francesca Donato, professor Borghi sul Collegio del Nord-Ovest, risiedendo, vivendo e insegnando lui a Milano, Francesca Donato, imprenditrice, animatrice dei circoli Eurexit, padovana, residente a Palermo, quindi sia nel Collegio delle Isole che nel Collegio del Nord-Est. Questa è una precisa scelta che porta la Lega ad aprirsi a tutto un mondo imprenditoriale, associativo e culturale che ci sostiene nella nostra battaglia di liberazione dalla gabbia dell'euro. Altre valutazioni, sia per quanto riguarda la presenza equilibrata di uomini e donne, sono in corso d'opera e quindi entro l'inizio della settimana prossima verranno presentate le liste definitivamente. C'è ancora qualche ipotesi di candidatura indipendente che stiamo valutando, però non vi dico tutto oggi, se no poi finiscono le sorprese e settimana prossima ci annoiamo. Queste sono le scelte principali, saremo presenti in tutto Sud con alcune iniziative. Il 5 maggio un convegno sull'euro alla Lamezia Terme,
poi il 2 maggio un tour della Sardegna con Cagliari e Alghero, presenza in Sicilia a Palermo e a Ragusa, un passaggio in Puglia e uno in Campania. E quindi il fatto di essere presenti in tutta Italia con ovviamente il core business al nord, però la battaglia contro questo euro e contro l'immigrazione di massa ci vedrà protagonisti, spesso e volentieri solitari, in tutta Italia. Per quanto riguarda l'investimento per tutta la campagna elettorale al centro e al sud, contiamo di farlo con una cifra incredibile che sfiorerà i circa 10.000 euro, tutto compreso. Gli altri probabilmente spenderanno 10 milioni di euro, noi porteremo le idee, il simbolo della Lega in tutto il centro-sud, con un millesimo di quello che spenderanno gli altri. A riprova del fatto che anche con pochi soldi, se hai delle buone idee, della gente in gamba, puoi puntare a degli ottimi risultati. I sondaggi danno delle percentuali molto positive anche al centro-sud e quindi vediamo di continuare su questa strada. Queste sono le scelte prese oggi, non entro nel merito delle vicende organizzative che penso non mi interessino più di tanto. I dati del tesseramento di questo inizio del 2014 per la Lega sono assolutamente positivi e quindi questo è un ennesimo segnale di trend in crescita che passa anche da un aumento del tesseramento rispetto all'anno scorso. Questo è quanto c'era da dire. Se c'è qualche domanda rispondo volentieri, altrimenti usciamo a prendere voti. 10.000 euro è il costo di tutte le iniziative che faremo al centro-sud, quindi i comizi alla Lamezia Terme, in Sardegna, in Sicilia, la sede a Roma, i manifesti e tutto il resto, perché puntiamo sul volontariato e sulla militanza anche al centro-sud. Ripeto, probabilmente gli altri spenderanno, se non 100, 1.000 volte tanto, noi contiamo che la gente premi le idee. Al di là dell'effetto sorpresa, ma come dovremmo scrivere anche qualcosa, volevo chiederti, i parlamentari europei uscenti, chi viene candidato, se tu sarai candidato ovviamente, parlamentari nazionali, chi viene candidato, se c'è qualcuno candidato, e se ci sono amministratori locali, insomma, di spicco che daranno. Ci saranno tantissimi amministratori locali, sindaci, presidenti di provincia, quindi premiamo il territorio. Lista in tutti e 5 i collegi, queste sono le due cose assolutamente decise. Per quanto riguarda il resto ne riparliamo lunedì. Ovviamente ringrazio i due dipendenti, il professor Borghi e la dottoressa Padovan Palermitana o Palermitan Padovan, la dottoressa Donato, che si mettono in gioco politicamente per la prima volta e si mettono in gioco con la Lega, che ovviamente in ambito professionale e universitario non è la scelta più facile del mondo, ma questo mi rende conscio del fatto che la battaglia che stiamo facendo è una battaglia condivisa da tanti, anche al di là degli usuali confini della Lega. Con la Giulia Le Pen martedì cosa vi direte? Martedì ci incontriamo con Marine Le Pen a Strasburgo per confrontare la situazione in Italia e la situazione in Francia. Per quanto mi riguarda porterò la nostra battaglia su quella che non è più immigrazione ma ormai connotati di una invasione, e quindi per ragionare su come l'Europa dal 26 maggio in poi debba, non possa, ma debba aiutare le realtà più esposte come l'Italia a fronteggiare quella che rischia di diventare una catastrofe umanitaria, sia per chi arriva, sia per chi è costretto a ospitare senza averne le possibilità di farlo. Quindi l'immigrazione sarà sicuramente uno dei temi cardine e il punto sulla battaglia no euro e su alcune iniziative comuni sarà un altro oggetto di confronto. Grazie, potete andare da Renzi.